E mi piace pensare che grazie alla sua disponibilità, signor Presidente, e a quella dei colleghi, oggi Montecitorio dialoghi con Firenze, ricordando uno dei figli più illustri della cultura e della politica italiana. Forse non tutti e 123 deputati di questa legislatura hanno avuto la fortuna di incrociare gli scritti e i pensieri di La Pira. Mi piace pensare che anche incoraggiati dal suo esempio possiamo ricordarlo nel modo più bello, non con i convegni, ma con la qualità del nostro servizio. Grazie. Grazie, onorevole Lotti. Sullo stesso argomento, credo, vi prego della brevità perché l'ufficio di presidenza sta aspettando noi per riunirsi. Il presidente Buttiglione, prego. Grazie, signor Presidente. Ringrazio il collega che molto opportunamente ha ricordato Giorgio La Pira e voglio unire una parola al ricordo di un amico degli anni della mia giovinezza. Come poteva essere amico un ragazzino come ero io allora con un uomo già grande, famoso, uno dei padri della Costituzione, siciliano. Questo fiorentino straordinario era nato a Pozzallo in Sicilia, ragioniere e ne era orgoglioso. Poi divenne un grande professore di diritto romano, fu uno di quelli che esaltarono la scienza romanistica italiana, ma la sua formazione non era classica, era un ragioniere. E io ricordo che una volta parlando con me se ne vantava. Io gli dicevo, ma come? Si parlava della vicenda famosa del Pignone, del nuovo Pignone di Firenze, quando lui intervenne e alcuni hanno raccontato la storia in un modo anche caricaturale, impegnando in tutti i modi Mattei e Fanfani a far intervenire Leni per salvare questa fabbrica fiorentina, salvando così il pane di qualche migliaio di lavoratori fiorentini. E lui è sempre stato accusato di statalismo, di non vedere le ragioni dell'economia. Lui mi diceva, ma no, non è vero, io sono un ragioniere, io sapevo benissimo che quella fabbrica avrebbe prodotto ottimi profitti per chi l'avesse presa. Il mio era un ragionamento umano ed economico, perché devono tornare i conti dello Stato, devono tornare i conti delle fabbriche, ma devono tornare anche i conti delle famiglie. E la politica è fare in modo che tutti questi conti possano tornare insieme. E io gli domandai, ma professore, perché si chiamava professore, bisognava chiamarlo professore, ma professore, ma come faceva lei a saperlo? E invece tutti gli esperti economici non lo sapevano. E lui mi disse, perché io amo Firenze. Perché io conosco quegli uomini, so come sono bravi, io ho fiducia e speranza in quegli uomini e solo chi ama riesce a vedere la verità. Ecco, con queste parole vorrei ricordarlo, un grande italiano, un grande politico, un grande professore, oggi i professori non hanno molta buona fama, un uomo che ha amato appassionatamente l'Italia. Grazie, onorevole Buttiglione. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 17.30 con l'informativa urgente del Ministro della Giustizia sulla vicenda di Giulia Maria Ligresti. Successivamente avrà luogo la discussione generale del decreto legge recante proroga delle missioni internazionali. La seduta è sospesa.